Il bilancio sociale 2020 dell'Emporio della Solidarietà, al di là dei numeri, si chiude con un netto aumento della generosità. Le donazioni hanno raggiunto i 2.914.000 euro, superando di 900.000 euro quelle del 2019. Abbiamo avuto il 40% in più di volontari che si sono presentati all'Emporio, che hanno prestato un 25% in più di ore di lavoro. Sono presentate spontaneamente per prestare aiuto ed è stato un aiuto che era assolutamente necessario. 6.000 persone aiutate, di cui 480 le nuove famiglie. Gli italiani rappresentano il 50% degli utenti, mentre le nazionalità straniere più rappresentate sono quelle albanese, marocchina e nigeriana. Il valore medio annuo dei punti erogati per ogni famiglia è di 1.017 euro, superiore del 13% rispetto al 2019. La prima motivazione per la richiesta di accesso al servizio riguarda la disoccupazione. Sono infine 199 le tessere neonate attivate. Gli enti promotori del servizio si impegnano versando un contributo annuo. La Fondazione Casa di Risparmio di Prato con 70.000 euro, il Comune con 50.000 euro, la Caritas con 20.000 euro e la Provincia con la concessione in comodato degli ambienti di via del Seminario. Una cifra rilevantissima in assoluto, no? 900.000 euro di contributi di generi di tutti i tipi dicono l'attenzione e la sensibilità, ecco, che ha pensato a chi in quel momento cominciava a essere in grosse difficoltà.